Buongiorno a tutti, benvenuti sul giornale di bordo. Oggi nella nostra rapida rassegna estera parliamo di Moldavia. Che sta succedendo in Moldavia? C'è già un caso Moldavia, c'è già uno scontro durissimo tra la presidente in carica, Maia Sandu, che ha corso alle elezioni, e la Russia. Il Cremlino, è già intervenuto il portavoce di Putin, Dmitry Peskov. E che cosa è successo? Si vota, ancora in corso lo spoglio degli ultimi voti in Moldavia, si votava sia per la presidenza della Repubblica, Maia Sandu si è candidata contro il candidato pro-Cremlino che è Stoianoglu, e ci si aspettava dalle manifestazioni di piazza, da ciò che si è visto nei giorni scorsi, qualcosa di molto simile alle manifestazioni di Tbilisi in Georgia, dove il 26 si voterà e dove ci si aspetta anche questa volta, ma visto questo precedente non è poi così sicuro, ci si aspetta una valanga di voti pro Europa. Stavolta in Moldavia non c'è stata la valanga di voti pro Europa che ci si aspettava, non solo, ma Maia Sandu non è riuscita, come ci si aspettava anche in questo caso, secondo le ultime previsioni, secondo i sondaggi che erano stati fatti, non è riuscita a passare al primo turno, anche se ha preso molti più voti del suo avversario. Siamo intorno al 42% contro il quasi 27% di Stoianoglu, ma questo vuol dire che il 3 novembre si andrà al ballottaggio, e questo Maia Sandu non se l'aspettava. Sicuramente non si aspettava neppure che il referendum, ammesso che sia passato, cioè che i moldavi si siano espressi per il cambio della Costituzione, di questo si trattava, in modo da poter aderire all'Unione Europea, dal 2022 che c'è in corso la procedura per l'eventuale entrata della Moldavia nell'Unione Europea, appunto non si aspettava che il referendum, i sì, fossero poco più del 50%, e siamo ancora a risultati provvisori. Ecco, vi condivido lo schermo, vediamo quello che scrive la BBC. Gli elettori della Moldavia sembrano aver sostenuto il cambio della Costituzione del paese dell'est europeo, ma con il più risicato dei margini. Infatti siamo al 50.08% di sì contro il 49.92% di no, e siamo a oltre il 98% delle schede scrutinate, quindi praticamente, salvo sorprese impensabili, il risultato più o meno è questo. Quindi finora sui social c'era l'esultanza dei filorussi che dicevano alla Moldavia dice no all'Europa e quindi preferisce restare in qualche modo indipendente, ma casomai nell'orbita russa. Ora sembrerebbe che invece di pochissimo avesse vinto il sì, ma certamente aver vinto con questo margine equivale quasi a un no, perché nessuno si aspettava un risultato così appunto risicato. E che cosa è successo? Che Maia Sandu, poche ore dopo che i risultati davano comunque questo risultato scarso per lei personalmente, appunto 42%, quando ci si aspettava che raggiungesse la maggioranza, il 50% più uno, e quindi venisse rieletta presidente al primo turno. Ma soprattutto quando è stato chiaro che il referendum non solo era un testa a testa, ma sembrava all'inizio avesse una prevalenza, sia pure sempre in questo caso risicata, dei no. Quindi Maia Sandu si è scagliata contro quella che ha definito ingerenze, anche se non ha fatto direttamente il nome, ovviamente si parla di ingerenze della Russia nel voto. E in che modo l'ha detto Maia Sandu? Vediamo il suo profilo Twitter. Dice la Moldova ha fronteggiato un assalto senza precedenti alla libertà e alla democrazia del nostro paese, sia oggi che nei mesi recenti. Abbiamo chiare evidence, dice, chiare prove che ci sono gruppi criminali che hanno cercato, questi gruppi criminali non sono stati ben identificati, parla di gruppi criminali che hanno cercato di comprare 300.000 voti, una frode, dice, di proporzioni senza precedenti. Ora, 300.000 voti non sono pochi in un paese di 2.600.000 abitanti circa, in cui gli aventi diritti al voto sono meno di 2 milioni. Il loro obiettivo, scrive Maia Sandu,
è di minare il processo democratico e la loro intenzione è di diffondere paura e panico nella società. Non arretreremo nel difendere la democrazia e la libertà, aspettiamo i risultati finali, risponderemo con decisioni ferme. Quindi Maya Sandu parla di interferenze esterne e si può ben capire a chi si riferisce da parte dei filorussi. Va tenuto presente che Stoianoglu, il candidato sostenuto dal Cremlino, ha annunciato che nel caso fosse eletto, cosa che in questo momento sembra difficile, ma poi vedremo perché non è così difficile, ha detto che se fosse eletto farebbe la prima visita di Stato in Transnistria e a Mosca, tanto per far capire che aria tira dalle sue parti. La Transnistria, ricordiamo, è la parte della Moldavia che si è proclamata indipendente ancora prima che la Moldavia proclamasse la sua indipendenza dopo il dissolvimento dell'Unione Sovietica, e è una repubblica indipendente, la Transnistria, almeno si è proclamata indipendente, filorussa, e si sa che c'è una forte presenza di militari russi nella Transnistria. Bene, questa è la prima visita che farebbe Stoianoglu se fosse eletto presidente, la seconda la farebbe a Mosca, alla corte di Putin, che è naturalmente uno dei suoi sponsor. Perché dicevo che non è così difficile che alla fine del 3 novembre ci sia un testa a testa anche per la presidenza tra Maya Sandu, la giovane imprenditrice a 52 anni, laureata a Harvard, che da tempo è presidente della Moldavia, dopo essere stata a lungo tempo anche primo ministro. Perché l'elezione del 3 novembre? Perché è difficile per lei? Perché probabilmente tutti i gruppi di opposizione sosterrebbero Stoianoglu. C'erano molti candidati all'elezione, mi sembra una decina, e comunque solo 2 su 10 si erano iscritti a votare per il referendum per Europa, tanto per far capire appunto da che parte pendeva l'ago della bilancia anche per loro, cioè dalla parte della Russia. Oggi l'informazione è un po' approssimativa, un po' troppo veloce, a volte dà per scontati degli argomenti che magari la gente ha bisogno di approfondire. Se questi video possono offrirvi degli spunti di riflessione, se li ritenete utili, mettete un mi piace e magari anche iscrivetevi al canale, che fa sempre bene per l'algoritmo di YouTube. Ora, la Russia ha già reagito. Ecco Peskov, come accennavo prima. Sandu deve provare che i gruppi criminali, fra virgolette, le hanno rubato i voti, dice il Cremlino. Quindi è l'agenzia TASS che riporta le parole di Dmitry Peskov, portavoce di Putin. Dice prima di tutto, dice Peskov, non dice di che cosa esattamente sta parlando. Secondariamente, queste sono accuse piuttosto serie contro questi gruppi criminali, sempre fra virgolette, e al pubblico dovrebbero essere presentate alcune prove di quello che dice. Se dice che è a corto di voti per causa di questi gruppi criminali, bene, deve presentare prove di quanto afferma. Quindi c'è già uno scontro diretto tra Maya Sandu e il Cremlino. Ora, una cosa interessante la ritroviamo sempre sulla BBC. Scorrendo l'articolo, mi sono imbattuto su questo racconto. Tanto qui vedete la cartina della Moldova, se qualcuno non ha chiaro dove si trovi, vedete che è schiacciata tra la Romania e l'Ucraina, e la parte che si vede oltre il tratteggio sulla destra è appunto la Transnistria, che è decisamente filorussa e che si è proclamata come repubblica indipendente ancora prima che la Moldavia proclamasse la sua indipendenza. Ecco, vedete, lo leggo qua. Un producer della BBC, quindi non un passante, un producer della BBC, ha sentito una donna che aveva appena depositato la scheda nell'urna chiedere dov'è che avrebbe dovuto riscuotere i suoi soldi, dove avrebbe dovuto essere pagata. Quindi all'esterno le è stato chiesto direttamente se le era stato offerto del denaro per votare, e lei ha ammesso senza fare problemi. Anzi, era arrabbiata perché qualcuno che l'aveva mandata a votare in cambio appunto di denaro al seggio elettorale non rispondeva alle sue chiamate. Ora, naturalmente, voglio dire, certamente questa può essere anche una pazza, una megalomana, ma questa è la testimonianza di un producer della BBC. Allora, questo è successo davvero, ci sono stati brogli addirittura di questa portata, gente
pagata per andare a votare, si suppone per votare no al referendum. Boh, questo è quello che Maya Sandu e eventualmente chi sta investigando sullo svolgimento delle elezioni per lei dovrà provare, e lo dovrà fare, a mio modesto avviso, in modo abbastanza convincente, proprio perché è stata sfidata dal Cremlino a farlo. Quindi tu pensi che ci siano stati dei brogli elettorali? Beh, dici quali sono le prove, perché altrimenti hai semplicemente perso le elezioni e stai aggrappandoti a qualcosa che però non puoi provare, che quindi non si può prendere per vero. Comunque è chiaro che c'è un caso Moldavia, un qualcosa davvero di inaspettato, perché ormai siamo abituati a questi paesi ex Unione Sovietica che vogliono abbracciare l'Occidente, che vogliono entrare in Europa, e non ci sono dubbi, vedi il caso Ucraina, su da che parte vogliono stare. Stavolta il caso è un po' diverso, quindi a meno che non vengano prodotte prove certe, anche se tutti possiamo immaginare che ci siano state delle ingerenze, perché non sarebbe strano che la Russia tentasse di ingerire nelle elezioni, ha tentato di interferire in quelle americane, figuriamoci in quelle di una sua ex repubblica. Ma una cosa è pensare e ritenere che questo probabilmente è accaduto, una cosa è provarlo, ed è quello che dovrà fare Maya Sandu, perché le sue accuse sono molto gravi. È un paese diviso comunque la Moldavia, un po' tra la vecchia generazione che comunque continua a guardare verso la Russia e le nuove generazioni che guardano all'Europa. Non dimentichiamo comunque che il 30% della popolazione della Moldavia è praticamente russa. Vi faccio vedere che cosa scrive Marco Imarisio, inviato del Corriere a Chisinau, la capitale della Moldavia. Dice: i risultati del voto referendario suggeriscono l'idea di un paese diviso in due, nostalgici o timorosi della Russia contro europeisti, vecchi contro giovani, campagna contro città. I dati che ci giungono dalle zone rurali sono disastrosi per il fronte pro-Bruxelles, favorevole all'ingresso nella UE al 44%, contrari al 56%. L'area metropolitana della capitale Chisinau quasi pareggia il conto dei voti espressi dai residenti in Moldavia, ma il no rimane in vantaggio di quasi 100.000 schede. Ora, non erano ancora i dati definitivi, ma questa era la tendenza. Alla fine, come sempre, potrebbero risultare decisivi, scrive Imarisio, i quasi 250.000 elettori della diaspora, preferenze che arriveranno da Stati Uniti, Canada, Romania e Italia. Questo che si sta aspettando, cioè il risultato finale fatto dai voti dei moldavi che risiedono all'estero, e che secondo le opinioni di chi sta seguendo con attenzione le elezioni moldave tenderebbero più per il sì, quindi più dalla parte dell'Europa e di Maya Sandu che dalla parte di Stoianoglu. Ecco, per farvi capire però il clima che comunque i moldavi respirano, vi faccio vedere un articolo di qualche tempo fa, non è recentissimo, ma proprio per questo ha importanza. Ufficiali e militari americani e ucraini danno una alta possibilità che Putin invada la Moldavia. Ora, ecco, non è detto che questo fosse vero, che ci fossero delle certezze in questo senso, ma se ne parlava, perché si è discussa appunto la possibilità che il presidente russo espandesse la sua invasione dal Donbass alla confinante nazione della Moldova, altro ex stato sovietico e non NATO membro dell'SVR. Quindi non ci sarebbero reazioni automatiche da parte della NATO in caso di invasione della Moldavia, anche se naturalmente sarebbe una sfida poco digeribile per i paesi occidentali dopo l'invasione dell'Ucraina. Però questo è il clima in cui vivono i moldavi, cioè c'è una Russia che incombe, che condiziona in qualche modo ancora le loro vite, anche nel senso della paura di essere invasi, soprattutto quelle delle persone più anziane. Però di fatto quello che conta è il voto in democrazia, nella democrazia nella quale Maya Sandu crede, e quindi se ci sono state delle interferenze, se questo voto non è regolare, se non rispecchia la volontà della maggioranza dei moldavi, dovrà provarlo, perché è l'unico modo in cui potrà avere ragione e potrà avere il sostegno delle nazioni occidentali e europee alle quali si riferisce. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno novità, e soprattutto vedremo che cosa succederà il 3 novembre, quando nuovamente Maya Sandu e Stoianoglu si confronteranno, e stavolta Stoianoglu avrà l'appoggio degli altri candidati che hanno preso meno voti di lui. Grazie, alla prossima!